mentre tutti quanti i cronisti stanno seguendo con grande attenzione le dichiarazioni di Mario Draghi dalla BCE e soprattutto in questo momento anche quelle che sono l'andamento dell'andata alle urne in Grecia, dove si valuterà e i greci valuteranno se potranno poi rispettare o meno gli accordi sottoscritti dal precedente governo con la Banca Centrale Europea, si sta tenendo a Davos il Forum Internazionale dell'Economia. Banchieri, lobbisti, presidenti di fondi sovrani si stanno confrontando in maniera molto forte su quelle che sono le realtà economiche internazionali. Indiscrezioni che mi sono giunte questa notte, telefonate, battute, qualche messaggio sui social network, mi dicono che invece non sono assolutamente preoccupati i grandi banchieri della presenza o meno della Grecia nell'Eurozona. Probabilmente c'è chi auspica un'uscita della Grecia, sarebbe un anello debole in meno in questa catena e potrebbe rafforzare le capacità invece della BCE di finanziare quegli stati che stanno diventando meritevoli di questa pioggia di denaro, questi 50 miliardi di euro mese che dovranno confluire nelle nostre casse tramite le banche centrali, speriamo questa volta destinate all'economia reale e non soltanto a risistemare i conti delle banche.